Il ricorso alla Corte Costituzionale contro la tassa sulle disgrazie non è un atto contro il governo, ma essenzialmente un atto in favore delle popolazioni lucane. Ha risposto così il presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo alle sollecitazioni venute dal Consiglio regionale sulla decisione di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la parte del decreto mille proroghe che imporrebbe alle regioni colpite da calamità di elevare al massimo tutte le imposte per poter accedere al Fondo Nazionale di Protezione civile. Abbiamo spiegato al governo, ha detto De Filippo durante il consiglio regionale, che anche portando tutta la tassazione al massimo si tratterebbe comunque di una somma insufficiente per far fronte ai danni. Quanto all'ipotesi di non collegare la vicenda alluvione al memorandum sul petrolio, De Filippo ha chiarito che quell'atto altro non rappresenta che l'apertura di un ragionamento sulla questione petrolio.